Dopo Vanessa Pagliadue York e il duo Silvestri Rea, sarà protagonista nella splendida Piazza Duomo un trio dove il protagonista è colui che ritorna nella sua città, direttamente da New York. Il viaggio nel mondo, Davide, dura 365 giorni, diceva Manuale, invece a te dura di più, 30 anni. Un giro a Los Angeles, San Francisco, New York, Panama, Brasile, Perù, Ecuador, è una cartina geografica a leggere. Ma che cosa vuol dire in questo viaggio del jazz tornare poi a dare voce di nuovo alla tua città d'origine? È bellissimo tornare qui ad Avellino in patria e è molto emozionante. Ho sempre tenuto le radici, anche quando ho viaggiato in giro per Berlino, Francia, Parigi e poi dall'altra parte del mondo. Continuando a studiare con mio mentore Andrea Carnevale, che è di Aversa, che ora sta qui e sarà stasera anche nel pubblico, un grande cantante d'opera. E quindi ho sempre tenuto le radici ben salde, mio padre ancora abita qui e è sempre bello tornare ad Avellino, sentire gli odori, i colori della città, il verde che sta in giro, è molto bello, è emozionante. Verde, verde speranza, ma anche il Sì. bianco della purezza. Questi sono i colori che associano anche il tuo percorso. Ma tu vieni da una famiglia di musicisti oppure no? E allo stesso tempo, da che cosa deriva la tua influenza musicale, la nascita del cuore che batte per il jazz? Non derivo da una famiglia di musicisti. Papà ha sempre amato cantare, è lui che mi ha incoraggiato a suonare la chitarra, il pianoforte e poi a intraprendere il canto. Però no, non direi che sono musicisti, anzi, mamma è abbastanza stonatella, meglio se non la sentite. Allora, quindi tornerei a cantare prima di Piazza Duomo, forse per tonare, l'hai fatto già questa mattina. Quello che ti chiedo, qual è la differenza tra te che vivi adesso nella Big Apple, New York, cantare davanti a un pubblico internazionale come quello americano e del resto d'Europa e cantare invece in Italia, il nostro bel paese? È molto più emozionante in un certo senso essere a New York, dove le persone che ti conoscono non sono persone che ti hanno visto crescere, che hanno visto il tuo percorso. È molto diverso. Sei quasi più tranquillo ad essere lì perché le persone non ti conoscono. Sì, vengono a sentire il tuo concerto, ti conoscono per vie indirette, ma non sanno la tua storia. Invece tornare a casa e cantare per un pubblico che probabilmente ti conosce o magari davanti alla tua famiglia è tutta un'altra emozione. Oggi, per chiudere, sei anche un giovane insegnante, leggo nel professore nella Berklee College of Music, ma come dice Edoardo, gli esami non finiscono mai. Che emozione si prova ad essere così giovane, essere professore e quale insegnamento trai dai tuoi allievi, rivedendo anche te stesso, forse negli allievi stessi? È una bellissima domanda, e sicuramente concordo con te che non si smette mai di imparare ed essere professore è forse la scuola migliore in un certo senso, perché vedi nei tuoi studenti cose sulle quali puoi anche tu lavorare ed è molto una grande ispirazione per me lavorare con i talenti che poi stanno a Berklee College of Music di Boston, che è una delle università più importanti al mondo. Io ho sempre sognato di studiare lì e alla fine mi sono trovato a fare il professore, che è un po' ironica come cosa. E quindi essere in quell'ambiente con questi studenti che sono super talentuosi è anche molto una grande ispirazione per capire, oh wow, questa cosa non la conoscevo, forse la devo vedere così posso spiegarla a loro ed è molto, molto bello.